Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a San Mango per la sesta edizione del Premio Muricello, ideato da Antonio Chiaffallo in compagnia del sindaco Luca Marrelli, che ci spiegherà soprattutto da dove nasce, insomma, questo Premio Muricello e perché si chiama Muricello. Allora, buonasera a tutti voi e grazie per la vostra attenzione. Come hai detto tu, è la sesta edizione del Premio Muricello, che è stato ideato dal dottor Antonio Chiaffallo, il quale ringrazio. È un appuntamento che si ripete ormai da anni e l'obiettivo è quello di investire in cultura. Questa amministrazione, che da poco si è insediata e ho l'onore di guidare, vuole puntare molto sulla cultura, sull'arte, sulla gastronomia, perché investire in cultura significa recuperare la propria storia, la propria tradizione, la propria identità. Cultura che è un vettore importante, non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto civile. E quindi da San Mango d'Aquino questo messaggio. Ieri altresì una bellissima serata, abbiamo ricevuto in consiglio comunale oltre 104 scrittori per veicolare questo messaggio che la cultura è il pane della civiltà e bisogna quindi, nonostante il nostro paese come Italia ci sia disorganizzazione, criminalità organizzata, l'Italia rimane sempre comunque un faro di luce, di cultura e di civiltà. Il premio si chiama Muricello perché San Mango d'Aquino originariamente si chiamava Muricello, poi successivamente con la dinastia degli Aquino si è evoluto e quindi si è cambiato il nome a San Mango d'Aquino, che ci lega una storia molto particolare anche con il comune di Rimpettaio di Cleto a seguito della Madonna della Buda, un altro evento importante dove i fedeli si raccolgono dietro la Madonna e c'è un determinato percorso da fare vicino al santuario dello svincolo autostrada di San Mango d'Aquino. Sindaco, lei richiamava proprio ieri che c'è stata la prima fiera del libro proprio qui a San Mango e coincidenza, oggi sarà premiato con il premio Muricello proprio un personaggio molto noto che è Gaetano Saffioti, imprenditore, testimone di giustizia e che con Giuseppe Baldessarro ha raccontato la sua storia nel libro edito da Rubbettino, Questione di rispetto. Insieme a lui saranno premiate altre persone come per esempio Alessia Bausone per i diritti civili. È un modo, secondo lei, quello di San Mango di creare soprattutto attenzione verso i giovani, visto che i giovani anche oggi saranno premiati in quanto diplomati e laureati? Sì, certamente, ritengo che un'amministrazione sana deve essere attenta alle esigenze dei giovani, per cui stasera verranno premiati ragazze e ragazzi che hanno finito un ciclo, un percorso di studi, perché un'amministrazione deve essere attenta, perché i giovani sono e devono essere un valore aggiunto del nostro territorio, della nostra comunità. Hanno ottenuto un risultato importante grazie al loro impegno, delle famiglie che sono stati seguiti, consigliati anche degli insegnanti, perché è importante i giovani, perché attraverso i giovani si invia un messaggio di non perdere le proprie tradizioni, la propria storia, principi come il rispetto, e quindi vengono premiati diplomati e laureati, ma anche persone che hanno dato un contributo importante come la dottoressa che hai citato tu prima, l'imprenditore che ha lottato contro l'andrangheta, perché purtroppo la Calabria è una regione dove regna questo cancro che è l'organizzazione più potente, e quindi questi vogliono essere esempi per i giovani, per tutti noi che attraverso il sacrificio per raggiungere un determinato obiettivo ci vuole quindi sacrificio. E molte volte spesso il sacrificio comporta delle restrizioni, come queste persone che hai citato tu, come l'imprenditore.